I pronomi personali. Nella lingua ebraica i pronomi personali hanno una duplice forma, una forma autonoma e una espressa mediante suffissi. In questa lezione vediamo i pronomi personali nella forma autonoma. I pronomi singolari. Prima persona, ani o anochi. In ebraico io si dice in due forme differenti, una più breve e una più lunga. Ani oppure anochi. La seconda persona in ebraico è differente per il maschile e per il femminile. Tu, maschile, in ebraico si dice atta. Tu, femminile, at. Atta, at. La terza persona singolare è ancora differente per il maschile e per il femminile. Hu maschile, hi femminile. Hu egli, hi ella. Plurale, prima persona comune al maschile e al femminile. Anachnu, noi, anachnu. Voi, maschile, attem, femminile, atten o attena. Terza persona, essi, maschile, hemma o hem, esse, henna. Allora, ripetiamo le forme autonome dei pronomi personali, ani o anohi, io, atta, tu maschile, at, tu femminile, hu, egli, hi, ella, anachnu, noi, attem, voi maschile, atten o attena, voi femminile, hemma o hem, essi, henna, esse. I pronomi personali riportati nello specchietto precedente sono indeclinabili e vengono usati in particolare come soggetto di una proposizione in cui non viene espresso il verbo essere. Ad esempio, Tov atta, buono tu. Noi sottintendiamo il verbo essere. Tu sei buono. In ebraico tov atta, buono tu. Oppure quando si vuole evidenziare il soggetto della proposizione. Ad esempio, ani amarti. Ani, io, amarti è la prima persona singolare del verbo amar, del perfetto del verbo amar.
che vuol dire ho detto. In ebraico basterebbe amarti per dire io ho detto. Se si mette anche il pronome personale, vuol dire che si vuole dare enfasi. Proprio io ho detto, sono proprio io che l'ho detto. Se intendo dire l'ho detto io, basta dire amarti, io ho detto. Ma se voglio dare enfasi, dire sono proprio io che l'ho detto, metto anche il pronome ani amarti. Il pronome personale soggetto si trova generalmente in una frase senza verbo, una frase chiamata frase nominale. La frase nominale è composta almeno da due elementi, soggetto e predicato. Il soggetto può essere il pronome personale, un nome proprio o un nome comune. Il predicato può essere un nome, un aggettivo, un nome con preposizione, un avverbio. In una frase nominale, nella traduzione occorre introdurre il verbo essere. In ebraico non è espresso il verbo essere nella frase nominale, mentre in italiano è necessario introdurre il verbo essere. Si tratterà poi di capire dal contesto se il verbo essere da introdurre sarà al presente, al passato, al futuro. Appunto, il contesto dirà, e anche la capacità di capire ciò che il testo in quel passaggio vuole dire. Quindi sarà anche l'abilità dell'interprete, del traduttore, a dire se il verbo da introdurre, se la frase indica qualche cosa che appartiene al presente, al passato o al futuro.